Salve amici e benvenuti nella prima parte finalmente dell'analisi del secondo trailer di Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald. Ho scritto talmente tante cose che ho dovuto per forza dividere il video in due parti perché per questioni di tempo sennò veniva troppo lungo. Prima di cominciare vi voglio dire che questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21, sarò al Parma Comics organizzato dalla Tana del Nerd Official. Non so ancora nello specifico a che ora, ma sicuramente domenica farò una comparsata anche io sul palco, quindi se siete della zona e volete salutarmi, io sono lì. Torniamo a noi, allora andiamo veramente con ordine e in velocità perché ci sono un miliardo di cose da dire. Il trailer inizia con una conversazione tra Newt e Silente, quella stessa conversazione che mesi fa avevo ipotizzato sarebbe potuta accadere a film inoltrato, ma vista le nuove informazioni è più probabile succeda ad inizio film. Infatti Silente dà a Newt quello che sembra essere un biglietto da visita con l'indirizzo di una casa sicura a Parigi, che come sappiamo sarà il luogo in cui sarà ambientato la maggior parte del film. Questa casa sicura quasi sicuramente sarà l'abitazione di Nicolas Flamel, perché sappiamo che è presente in questo film, che lui e Silente sono molto amici, e da storia reale possiamo anche scoprire che questo personaggio ha veramente vissuto a Parigi. Quello che mi incuriosisce di più di questa scena però è la presenza di quella runa sulla carta. Adesso una casa sicura concettualmente è un luogo a cui poche persone hanno accesso, un po' come lo era Grimmauld Place quando era il quartier generale dell'Ordine della Fenice e Silente ne era custode segreto. Se vi ricordate bene, Harry, per poter accedere o anche solo vedere la casa, aveva prima avuto bisogno di ottenere l'informazione su dove fosse, e Silente in questo caso penso che possa aver fatto una cosa simile con quella carta per Newt. Successivamente possiamo sentire Grindelwald iniziare il suo discorso. Fratelli, sorelle, il tempo scorre in fretta. Il mio sogno, noi che viviamo per la verità, per l'amore. No, fermi. Sicuramente Grindelwald non si riferisce a Silente quando parla di amore. È giunto il momento di prendere il posto che ci spetta. Ecco, questo è interessante però, perché prendere il posto che ci spetta è un riferimento ad un discorso che lui e Albus avevano affrontato molto da giovani. Loro volevano rivelare l'esistenza dei maghi e i babbani e in pratica governarli. La differenza è che dopo la morte della sorella, Silente ha fatto un passo indietro e ha rivalutato il suo punto di vista, diventando poi uno dei più grandi sostenitori dei diritti dei babbani, mentre Gellert invece continuò a perseguire i suoi ideali cercando di concretizzarli, che poi altro non è che la macro trama di questa nuova saga. In un mondo in cui noi maghi siamo liberi. Questo semplicemente significa che quello che sta facendo lo fa per permettere ai maghi di non nascondere più la loro magia ai babbani. E termina: unitevi a me o morite. Non ne avevamo bisogno, specialmente i lettori già lo sapevano, ma questo non fa altro che farci capire chiaramente quanto in realtà sia spietato Grindelwald. Abbiamo poi scene inedite che riguardano la carrozza trainata dai Thestral che dovrebbero trasportare Grindelwald in un luogo che ancora non conosciamo, ma in cui sappiamo che non arriverà mai. Se notate, accanto al Thestral di destra nella prima fila si può notare una figura che assomiglia molto a quella della Madama Presidente del Macusa, la versione americana del Ministero della Magia. C'è anche una breve ed interessante scena in cui possiamo vedere Grindelwald imprigionato, possibilmente una delle prime scene del film, e lo vediamo con questa barriera magica rossastra attorno di lui. La domanda che mi sono fatto io è per proteggere lui dagli altri o per proteggere tutti gli altri da lui? La carrozza se ne va e dall'esatta posizione in cui parte possiamo vedere una figura che avanza e che, nonostante non possiamo riconoscere chi sia, brandisce la bacchetta di Sambuco. Con certezza penso che possiamo dire che sarà questo a far evadere Grindelwald. Sappiamo infatti che a quel tempo è Grindelwald il possessore della bacchetta e che in un'intervista fatta alla Rowling tempo fa le era stata posta la domanda sul perché non la stesse utilizzando nel primo film. La risposta fu: lo scoprirete nel prossimo film, quindi è possibile che lui abbia affidato la bacchetta a questa persona che adesso sta andando a restituirgliela. Se notate bene, la scena in cui vediamo questa persona con la bacchetta in mano ha sullo sfondo la carrozza che prosegue in modo fluido, non come se qualcuno ci stesse combattendo sopra. E infatti nelle successive scene vediamo Grindelwald che combatte con la bacchetta di Sambuco in mano. Lo vediamo poi creare dei serpenti che attaccano il... Si può definire cocchiere una persona che guida una carrozza volante trainata da creature volanti?
Lo vediamo poi creare dei serpenti che attaccano la persona designata alla guida della carrozza, un rimando al duello che avviene in Harry Potter e la Camera dei Segreti, in cui Draco utilizza il Serpent Sortia contro Harry. Poi vediamo che riempie la carrozza di acqua e che apre la porta e tutto quanto il contenuto della carrozza vola per terra, compresa una persona probabilmente affogata. Poi vediamo che Grindelwald spara un incantesimo in faccia a un'altra persona che cade nel vuoto. Spero veramente che non ci siano persone sotto, che ulteriori morti. La guerra. A mio avviso questa sarà una delle scene più belle e più adrenaliniche di tutto quanto il film. Finalmente un grandioso e degno biglietto da visita per il personaggio che è Grindelwald, perché c'è quest'aura di terrore, questo alone di mistero sulle sue capacità magiche che sono eguagliate solamente da Silente, quindi sono completamente fuori scala rispetto a un mago normale. Ma ancora non abbiamo visto di cosa è capace veramente. Sì, abbiamo visto Percival Graves combattere uno contro 20 e sopraffare i maghi del Macusa, ma quello di cui parlo io è veramente un vero combattimento da mago oscuro, come quello che ci viene presentato in queste scene. Non solo un sacco di lucine sparaflesciate in giro, non so se riesco a spiegarmi bene. Oh, e finalmente arriviamo al punto saliente, la cosa di cui veramente non vedevo l'ora di parlare. La grande rivelazione barra conferma sul nome della Maledictus. Infatti sentiamo Credence sussurrare un nome. E questa donna si trasforma in un serpente, in una tipologia di serpente che noi conosciamo molto bene. Quanto è bello poter dire di avere ragione. Infatti un anno fa nel video Analisi e Teorie Animali Fantastici 2 avevo ipotizzato che questo personaggio qui altri non fosse che proprio il serpente di Lord Voldemort. Teoria che mi aveva subito affascinato e colpito molto e che, al contrario di quanto possono dire altre persone, non è per niente campata in aria e non è per niente fatta per fanservice. Come ho spiegato all'epoca, e alla base della teoria ci sarebbe l'etimologia del nome. Infatti Naga sarebbe serpente in sanscrito e Nagin sarebbe serpente femmina in hindi. Una Nagini poi è anche una creatura metà donna e metà serpente presente nella mitologia indiana, che sarebbe poi come la Lamia nella l'antica Grecia. Sinceramente, conoscendo la Rowling, non credo sia possibile che tutto questo sia una semplice coincidenza. E infatti, la Rowling ha poi ammesso di aver sempre avuto idee precise sulla storia del personaggio e sulla sua origine e di aver tenuto il segreto per questi ultimi 20 anni. Probabilmente è perché non ha mai avuto occasione di inserire la cosa nella saga originale. Ci sono parecchie cose di cui discutere dopo questa conferma, però. Sopra ogni cosa, la stessa domanda che mi sono fatto un anno fa. Com'è possibile che Silente non abbia mai fatto riferimento al fatto che ha conosciuto la Nagini donna durante la guerra contro Grindelwald? Posso fare due ipotesi, una meno probabile dell'altra, ma comunque ve le butto lì e poi nei commenti mi fate sapere cosa ne pensate. La prima è che parte di questa maledizione del sangue, che ricordiamo costringe chi ne è afflitto ad una lenta e permanente trasformazione in una bestia, consista nel fatto che dopo la perdita della propria parte umana, sia fisica che interiore, ogni cosa legata alla propria esistenza come donna scompaia, compresi i ricordi delle altre persone con cui si è avuto a che fare in vita. La seconda ipotesi è un po' più articolata ed è che Nagini non sia propriamente il nome di questo personaggio, bensì il nome legato al concetto di Maledictus Serpente. Mi spiego meglio. Ora come ora non sappiamo se tutte le Maledictus sono destinate a diventare dei serpenti. Quello che la Rowling ha detto è che la lenta trasformazione in bestie esula dal loro controllo e che non per forza poi diventeranno malvagie. Che le Maledictus sono sempre donne, che si è maledetti dalla nascita e che questa cosa viene trasmessa di generazione in generazione, di madre in figlia. Non sappiamo nemmeno se al mondo ce ne sia un solo esemplare attivo per volta. Se, come dicevo prima, Nagini fosse il nome con cui vengono chiamate le Maledictus di questa tipologia, potrebbe darsi che la Nagini di Animali Fantastici e la Nagini di Harry Potter non siano la stessa persona e abbiano solamente la loro maledizione in comune. Ripeto, è improbabile, Quasi sicuramente quella che verrà introdotto con questo film sarà quella che poi diventerà la compagna di Voldemort. Io sono comunque fiducioso del fatto che la Rowling sia in grado di costruire una storia degna e senza incongruenze per questo nuovo barra vecchio personaggio. Questa cosa ci apre davanti moltissime strade e io sono sempre più curioso di scoprire molte più cose di questo personaggio. Eventualmente, se si trattasse della stessa persona, anche scoprire il motivo per cui poi andrà ad unirsi ad un mago oscuro. Vero, non conosciamo nulla di lei e potrebbe già avere dentro di sé una scintilla oscura, ma forse, e dico forse, potrebbe essere solamente un'altra vittima degli eventi. Come ci viene raccontato, Voldemort durante il suo esilio ha posseduto molti animali che morivano poco dopo.
Quando è arrivato a possedere questo particolare esemplare di serpente, si è reso conto che era in grado di contenerlo senza cedere, un po' come succedeva con Raptor. Se Nagini in quel modo fosse stata corrotta dall'interno da questa oscurità che è riuscita a penetrare ed attecchire così facilmente grazie proprio alla sua condizione, non possiamo ancora sapere cosa le riserverà questo film, cosa le riserverà tutti gli altri film o la vita in generale fino a quando poi si trasformerà definitivamente in serpente. Se così fosse, secondo me, il colpo di grazia sarebbe stato il diventare un contenitore per l'anima di Voldemort. Al contrario di Harry, che durante tutti i suoi anni come Horcrux è stato comunque protetto dall'amore della madre, Nagini non aveva accesso ad una protezione simile e quindi non poteva fare altro che soccombere all'oscurità, diventando infine una semplice marionetta. Spero solo che si riesca a legare con questo personaggio, in modo tale che ad una prossima rilettura si possa anche provare qualcosa per quello che fino ad adesso era solamente un serpente. Amici, questa prima parte dell'analisi finisce qui. Come sempre, se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Inoltre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividete. Io sono Doragon, noi ci vediamo alla seconda parte. Ciao!